Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il sole baciò e anche una nuvola in cielo, dolce la brezza tra mandorli in fiori, spande profumo inebriante calore, un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore, si aprono i cieli soltanto per lei, è accolta la Vergine Madre nell'eternità. Dell'eternità tu serva docile, ancella obbediente, tenera madre, castissima sposa, incoronata regina sarà con una corona di 12 stelle, vestita di sole, la luna e i suoi piedi, onnipotente. Per grazia sarà colei che condusse la vita in piena umiltà. Dal Libro di Cielo, volume 19, 16 aprile 1926. Tale fu la vita della mia mamma divina. Essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere.
Il suo vivere in esso fu tanto perfetto che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che le conveniva fare per vivere nel supremo volere. Sicché riceveva l'atto dell'adorazione suprema per potersi mettere in cima ad ogni adorazione che tutte le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore. Perché la vera adorazione ha vita nelle tre divine persone. La nostra concordia perfetta, il nostro amore scambievole, la nostra unica volontà formano l'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosanta. Quindi, se la creatura mi adora e la sua volontà non sta in accordo con me, è parola vana, ma non adorazione. Perciò la mia mamma tutto prendeva da noi per potersi diffondere in tutto e mettersi in cima ad ogni atto di creatura, in cima ad ogni amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni pensiero, in cima ad ogni cosa creata. Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose, ciò le diede il diritto di regina di tutti e di tutto, e superò in santità, in amore e in grazia tutti i santi che sono stati e saranno e tutti gli angeli uniti insieme. Il Creatore si riversò su di lei, dandole tanto amore da avere amore sufficiente per poterlo amare per tutti. Le comunicò la somma concordia e la volontà unica delle tre divine persone, in modo che potette adorare in modo divino per tutti e supplire a tutti i doveri delle creature. Se ciò non fosse stato, non sarebbe una verità che la Mamma Celeste superò tutti nella santità, nell'amore, ma un modo di dire. Ma quando noi parliamo sono fatti, non parole. Perciò tutto trovammo in lei, onde avendo trovato tutto e tutti, tutto le demmo, costituendola regina e madre dello stesso creatore. Tu devi essere l'eco nostro, l'eco della mia mamma celeste, perché fu solo lei che visse perfettamente e pienamente nel supremo volere. Perciò ti può essere guida e farti da maestra. Ah, se tu sapessi con quanto amore ti sto intorno, con quanta gelosia ti voglio, con quanta gelosia ti vigilo affinché non sia interrotto il tuo vivere nel mio eterno volere. Tu devi sapere che sto facendo più con te che con la mia stessa mamma celeste, perché essa non aveva i tuoi bisogni, né tendenze, né passioni che potessero minimamente impedire il corso della mia volontà in lei. Con somma facilità il Creatore si riversava in lei e lei in lui, quindi la mia volontà era sempre trionfante in lei, perciò non aveva bisogno né di spinte né di ammonizioni. Sempre volume 19, 28 aprile 1926. Tu devi sapere che la mia volontà, solo nella creazione e nella mia mamma celeste, è sempre stata integra e ha tenuto il suo libero campo di azione. Quindi, dovendo chiamare te a vivere nel mio volere come una di loro, dovevo proportele come esempio, come un'immagine che tu devi imitare. Ma quella che sorpassa tutti è la mia mamma celeste. Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida. È la terra più fiorita. Tutto racchiude in sé e ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del proprio bene ricevuto da Dio. La mia mamma racchiude tutti i beni insieme perché è dotata di ragione e vivendo la mia volontà integra in lei la pienezza della grazia, della luce, della santità, cresceva ad ogni istante. Ogni atto che faceva erano soli, stelle che il mio volere formava in lei, sicché sorpassò la creazione tutta e la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione, perché sorpassò tutto e la mia volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione, che integra e permanente la faceva vivere in sé. C'era sommo accordo, si davano la mano a vicenda. Non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, nel quale la mia volontà non possedesse la sua vita. E che cosa non può fare un volere divino? Tutto. Non c'è potenza che gli manchi né cosa che non possa fare. Perciò si può dire che fece tutto e tutto ciò che gli altri non potettero fare, né potranno fare tutti insieme.
lo fece lei sola. Bene, questa meditazione cade durante l'ottava dell'Assunzione, cioè i giorni in cui la Chiesa ha appena celebrato con grandissima gioia la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima in cielo. Sappiamo che potrebbe e dovrebbe essere chiamata la festa della Divina Volontà, sia perché Maria Santissima fu l'unica creatura ad essere concepita avendo il dono immediato della Divina Volontà e custodendolo e portandolo integro, ininterrottamente, incessantemente, come in queste pagine vedremo nuovamente e straordinariamente rifulge in cielo. E quindi questo è il primo motivo per cui viene chiamata la festa della Divina Volontà, la custodia integerrima e perfetta che la Madonna fece di questo dono portandolo integro in cielo. È anche la festa della Divina Volontà nel senso che in Maria Santissima, nello spettacolo unico, insomma, che lei ha offerto anzitutto alla Santissima Trinità, Dio ha potuto vedere realmente realizzato e compiuto nella forma del capolavoro, tra l'altro, il suo progetto di Dio sull'uomo. Forse, chissà, io tante volte me lo sono chiesto, non saremmo diventati tanto belli come lei, tanto perfetti quanto lei, non lo so. Ecco, però certamente se la natura fosse rimasta integra, nella varietà immensa, ecco, degli individui della razza umana, certo che si sarebbe però composto un coro armonico di canti e di lodi uniche, ecco, ciascuno nella sua peculiarità al Fiat Supremo. Ecco, ritengo che in ogni caso la Madonna sarebbe stata ampiamente oltre quello che in questa immagine potrebbe essere identificato con il direttore d'orchestra, insomma, no? Molto oltre. Questi giorni culmineranno poi nel loro corollario, no? Quindi sono i giorni del quarto e del quinto mistero glorioso del Santo Rosario, che è la memoria di Maria Regina, che è la conseguenza diretta ed immediata, no? La sopraelevazione di Maria Santissima al di sopra degli angeli, dei santi, e la sua costituzione a fianco al Re dell'universo come regina del cielo e della terra che siede alla destra del Re. Quindi il segreto, ecco, di questa sua straordinarissima grandezza e santità, ecco, Gesù qui lo spiega, no? Attraverso questo, qui sono dei termini un pochino tecnici, no? E tecnici e per noi comuni mortali comprensibili e percepibili, almeno per me, entro certi limiti. Credo che la nostra condizione, no, misera, ecco, purtroppo, che la Madonna, come Gesù stesso afferma, non aveva, e che invece Luisa aveva, e quindi certamente anche Luisa, per poter essere, come dire, il tramite per l'ingresso sulla terra del terzo Fiat, insomma, ha dovuto ricevere grandi grazie straordinarie, certamente a cui ha corrisposto, no? Così come anche la Madonna ha corrisposto. Noi dobbiamo sempre concepire i nostri rapporti con l'Altissimo, altrimenti c'è sempre uno squilibrio, uno sballo, sempre come bilaterali, nel senso che è vero ed è indubbio che Dio fa le sue scelte, insomma, ha scelto l'anima di Maria Santissima, ha scelto l'anima di Luisa per le loro missioni,
È vero che per queste missioni, come insegna San Tommaso d'Aquino, dota l'anima di requisiti, di grazie, di doni del tutto peculiari, verissimo. Ecco, detto tutto questo, però, è verissimo che la creatura deve corrispondere in maniera perfetta ai doni offerti dal Signore. E questo sia Maria Santissima che Luisa, diversamente, a diverso titolo, lo hanno fatto, no? Lo hanno fatto e fatto con impegno, con santo impegno, con suave impegno, ma anche con sacrificio, cioè per la Madonna dire certi fiat, insomma, al Signore, io certamente non posso avere la pretesa, insomma, di penetrare dentro l'arcano del suo cuore immacolato e della sua anima santissima, no? Posso presumere, però, ecco, che non sia stato facile dire tanti fiat, no? E se lo fosse stato, non si potrebbe neanche parlare veramente dell'eroismo davvero straordinario che una Madonna ha avuto in tante circostanze, no? E ce l'ha. Quindi questa operazione, diciamo così, di prevenzione, di accompagnamento, e di sostegno, ecco, e di coronamento della grazia che opera in noi, non toglie la nostra doverosa cooperazione e collaborazione. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Altrimenti cominciamo a fare discorsi, cioè vabbè, la Madonna si metteva in cima a tutte le cose, prendeva da Dio la sua perfetta adorazione, tutte le cose. Io non so, non capisco neanche che significa prendere da Dio la perfetta adorazione, come faccio a fare queste cose, no? Ecco, per dire, no? Riceveva l'atto dell'adorazione suprema, la vera immagine del mio volere. Il suo vivere in esso fu tanto perfetto che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che le conveniva fare, d'accordo, per vivere nel supremo volere. Noi abbiamo una delle grandi difficoltà, la differenza della Madonna. Penso che tutti lo conosciamo. Possiamo trovarci in tante situazioni, in tanti momenti della nostra vita, dove ci risulta veramente difficile, pur con tutta la buona volontà, conoscere i divini voleri. Quindi che cosa vuoi, Signore mio, da me in questa situazione contingente? Come mi debbo comportare? Cioè, questo è il problema dei problemi in tante circostanze. Noi camminiamo a tentoni, d'accordo? Ecco, penso che camminiamo anche con un grado di di sicurezza abbastanza labile, anzi le sicurezze, insomma, l'unica cosa che ci salva un pochino in tante circostanze è l'umiltà, ma soprattutto è fondamentale, volendo in qualche modo trarre esempio dalla Madonna per quanto è possibile, perché sto facendo queste considerazioni, no? Sicuramente l'umiltà, la calma, la pacatezza, la ponderazione, la sincerità con noi stessi, insomma, no? Il dialogo con Gesù, il Signore, cioè proprio il dialogo con Gesù e Maria fattivo, c'è questa situazione contingente, c'è questa situazione concreta, che faccio? E cominciare a prospettare, faccio questo, faccio quest'altro, tu che vuoi, tu che dici? Noi sappiamo, no, che poi sappiamo da maestri di spiriti che la volontà di Dio si trova lì dove il nostro cuore avverte la pace. Questo a volte può essere disturbato quando si tratta di scelte delicate e non facile, nel senso che la nostra umanità purtroppo non sta serena, non sta tranquilla, perché è sotto pressione, sotto vari punti di vista, sotto pressione, sotto persecuzione, sotto sofferenza, sotto prova, quindi
Per noi è tanto tanto difficile in tante circostanze. Ecco, è questo, per questo che abbiamo bisogno di tanti aiuti e per questo che penso che, ecco, dobbiamo anche chiedere aiuto, tanto aiuto alla Madonna, spingendola a compassione, misericordia che sicuramente ha, cioè confidando nel suo aiuto, dicendo: guarda, Madonnina mia, io mi sento impotente, mi sento incapace, non lo vedo dove sta tante cose, dammi una mano tu. Ecco, dobbiamo confidare sul fatto che se sinceramente nel nostro cuore, e questo è un esame sempre nuovo che dobbiamo fare, no? Quindi è la, come dire, è la domanda delle domande che deve accompagnarci ogni giorno, no? Ma io voglio realmente fare solo quello che Dio vuole. Vorrei realmente imparare a comportarmi in ogni situazione come si sarebbero comportati Gesù e Maria. Ecco. E delle volte, cioè, quando non sappiamo a che santo votarci, come si dice, non sappiamo cosa fare in una certa situazione, che cosa bisogna fare? Bisogna attendere, aspettare che si faccia luce. Dice: ma io sto male, sto soffrendo in questa situazione. Beh, la divina volontà è che tu ti prendi le sofferenze di questa situazione, che non ha, non, in cui non appaiono momentaneamente vie d'uscita, in attesa che si faccia luce. Nel frattempo si prega e si mantiene la pace e la calma. Io personalmente lo dico anche per aiuto alla mia personale meditazione. Non vedo altre strade, perché su alcune cose è abbastanza semplice il discernimento della divina volontà, su altre cose è estremamente difficile. E io ritengo che, specialmente proprio nei nostri tempi, come dire, burrascosi, che più che mai è importante e necessario imparare a trovare tempi, spazi, modi per raccoglierci in silenzio, a dialogare con Gesù, ad avere questa è una grande mortificazione, di mettersi continuamente in discussione, cioè di, nella consapevolezza della nostra miseria. Non possiamo accontentarci di essere consapevoli della nostra miseria, perché se siamo miseri, purtroppo, tante cose dovremo continuamente rettificare agli occhi del Signore, no? È una mortificazione questo qui, certamente, no? Una delle cose più brutte che può succedere, questo basta l'esperienza. Io penso che sia una delle cose più dolorose, no? È quando uno veramente fa una cosa in buona fede, pensando di stare facendo la cosa giusta, di fare bene, e poi a un certo punto si accorge stava facendo un dis, cioè, che era sbagliato, non andava bene, anzi forse andava molto male. E magari non sempre è possibile tornare perfettamente indietro, non sempre è possibile riparare le conseguenze negative di certe cose. Magari ne hanno fatto le spese le persone intorno a noi, le abbiamo fatte soffrire. Quindi c'è proprio lo iato, no? In questi passi compare la perfezione con cui la Madonna ha camminato all'unisono, no? E invece il bisogno che noi abbiamo del suo aiuto. Gesù fa il paragone tra la Madonna e Luisa, no? Anche Luisa, insomma, stava messa abbastanza bene. Certo, ci dà una grande consolazione, come del resto Gesù dice, no? Ci presenta sempre l'immagine della Madonna, perché la Madonna è la perfezione. Noi la perfezione certamente dobbiamo tendere. Gesù nel Vangelo ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, no? Però non si tratta di il comando di Gesù non è: guarda che io esigo che tu in atto sia perfetto, se no guai a te. No, io desidero che tu tenda e cammini sempre verso la perfezione. Questo cammino per noi figli di Adamo, spero che tutti coloro che ascoltano queste parole ne siano consapevoli, non sarà mai completamente terminato. Anche la Madonna,
che non, cioè, è camminato di perfezione in perfezione continua, insomma, no? Quindi, perché ogni atto nuovo che faceva nella divina volontà era una perfezione che si andava ad aggiungere secondo una legge comune agli esseri umani, che fino a quando sono sulla terra sono in divenire, quindi sono o vanno avanti o vanno indietro, si perfezionano o si degradano a seconda delle libere scelte che fanno. Questo è un principio generale della vita spirituale. Ecco, dobbiamo pensare che però in questa operazione, ed essere anche un pochino consolati, Gesù ci sta intorno. Se tu sapessi con quanto amore ti sto intorno, con quanta gelosia ti vigilo, affinché non sia interrotto il tuo io nel mio eterno volere, no? Quindi abbiamo questa. Cioè, se uno desidera questo, fa contento Gesù, fa contenta la Madonna, e la Madonna ci, e la Gesù ci aiuteranno in qualche modo. Ecco. Solo che questo non ci esime, ecco, dal camminare con questo profondo spirito interiore, con una grande sincerità del cuore. Io vorrei dire, insomma, cioè anche per esperienza, purtroppo delle volte dentro il nostro cuore si trovano delle sorprese non belle. È brutto vederle, d'accordo? Cioè uno proprio in quei momenti deve stare calmo, deve stare tranquillo, veramente io penso che siano tra le mortificazioni più grandi, altro che le austerità dei santi, insomma, è molto più facile fare un grande digiuno, fare una grande penitenza corporale, che accettare certe mortificazioni interiori, no? Di andare a vedere, cioè, è proprio lancinante, insomma, di dire, mamma mia, guarda, cioè, ci fa capire anche quello che abbiamo perduto e non dobbiamo poi lì cedere alla tentazione di imprecare contro il nostro caro padre Adamo, cioè da prendersela con lui, o da prendersela con qualche fattore esterno e contingente, no? Bisogna certamente, santamente, o realmente o metaforicamente, come ci viene meglio, piangere sulla nostra miseria e quindi invocare aiuto, no? Ricordando quello che disse Gesù a Santa Faustina sulla sua miseria: se la conoscessi dal profondo, moriresti di crepacuore, no? E di dolore. È importante anche che noi non ci sentiamo mai giudicati da Gesù e di Maria, ma certamente sempre, da Gesù e da Maria, ma certamente sempre aiutati, no? Cioè, voglio spiegare questo punto: la divina volontà, se noi la facciamo entrare, poi ci lavorerà. Quindi ci condurrà dentro noi stessi, ci aprirà alcune piaghe, perché se quelle cose rimangono, noi non la facciamo bene la divina volontà, non viviamo nella divina volontà, viviamo nella nostra, prigionieri di tante dinamiche, di tante trappole, di tante cose, che ci vuole piano piano tempo e fatica per andarle a sondare, no? Questa operazione la divina volontà la fa. È un'operazione dolorosa, ma il medico pietoso fa la piaga puzzolente. Noi, ma mettiamoci nei panni, proviamo a metterci nei panni di Dio, no? Che sa che io sono un fascio di miserie, che su tante cose penso di fare bene ma faccio male. E quindi certo ho l'intenzione buona, però oggettivamente mi trovo disallineato, ecco, per usare un termine, dato che dobbiamo essere connessi 24 ore su 24, ma l'allineamento del modem al server è un processo fondamentale, come sappiamo, per la connessione, no? Se io mi trovo oggettivamente disallineato, ma sto povero Padre Eterno che deve fare? Deve, per amore, cercare di farmi capire che sto disallineato. Lo sa che questo sarà una mortificazione per me, però lo farà dicendo: Leonardo, io ti voglio bene, d'accordo? Però guarda bene questa cosa qui, non ti preoccupare, insomma, no? Però questa è una cosa da rettificare, perché non va bene. Dovrai fare qualche taglio, non lo so, dovrai cambiare qualche abitudine, dovrai cambiare qualche stile, dovrai cambiare qualche desiderio, non lo so. Soffrirai per questo, ne dovranno soffrire alcune persone, questa è una delle cose peggiori. Perché noi viviamo intessuti in una rete relazionale, no? E i nostri comportamenti certamente influiscono su chi ci sta vicino.
E a volte la divina volontà ci chiede il sacrificio più grande, il peggiore, di fare delle scelte che comporteranno sofferenze per chi ci sta vicino. Cioè, esempio proprio più sciocco, quello che ricordo io, la mia scelta a suo tempo di entrare in seminario non fu accolta bene dai miei, cioè, pianti, lacrime, cioè io insomma andavo via con un cuore piccolo così, perché dico, signora mia, sto cercando di seguirti, ma mi tocca vedere questo spettacolo, mi sento in colpa che di dare sofferenza alle persone che mi vogliono bene. Queste sono, a mio avviso, insomma, le tante croci, insomma, di cui è costellato anche il vivere nel volere, ripeto, croci più profonde, più dolorose e più significative di una penitenza esterna, no? Adesso, per carità, le penitenze esterne sono importanti agli occhi di Dio, non bisogna disprezzarle e non bisogna dire che non bisogna farle perché ha già sofferto abbastanza Gesù, questo non è corretto. Però non basta neanche, insomma, accontentarsi e dire, faccio il digiuno a pane e acqua mercoledì e venerdì, quindi ho già le mie croci. No. Queste sono bazzecole in confronto, ecco, a queste dinamiche profonde, no? Quindi dobbiamo cercare di raggiungere attraverso l'aiuto della Madonna, ecco, questo accordo tra noi e la Divina Volontà. Questo è un lavoro continuo. E la disposizione fondamentale che dobbiamo avere e che ci permette in qualche modo di imitare alla lontana quella perfetta consonanza dell'anima pura che aveva Maria Santissima, anima pura e anima integra, no? È almeno questa grande umiltà, questa grande pacatezza, questo sincero volerci costantemente interrogare, mettere in discussione coraggiosamente. È un lavoro doloroso, ma è un lavoro necessario. Ecco, possa colei che da sola, abbiamo sentito, fa più di tutti gli angeli e i santi messi insieme, voglia colei che attraverso la sua ragione perfettissima ha sempre compreso e dato libero accesso alla Divina Volontà in lei, aiutarci con le nostre ma assai più povere e misere vite a tendere verso quel traguardo in cui anche i nostri, le fibre del nostro cuore, le nostre parole, i nostri pensieri possano essere oggetto di presa di possesso, ovviamente umana, quindi cooperante con noi della nostra, perché possiamo in tutto e per tutto imparare ad operare in modo divino. Questa meditazione è già stata una grande preghiera, oh Santa Vergine Maria, che umilmente ti rivolgiamo, abbi davvero pietà della nostra grande miseria e compassione, guarda il nostro cuore, guarda i nostri desideri e liberaci dall'ostacolo più grande del vivere nel volere che siamo noi stessi, che è proprio tutta la nostra volontà umana mossa e tirata da tanti fattori, a volte così difficilmente individuabili
e che ci portano a vivere purtroppo, ecco, una vita non felice, non serena, ecco, tra i cenci, tra tante angustie e preoccupazioni inutili. In te confidiamo, o Santa Vergine Maria, aiutaci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.